Il 7 maggio 2010 la Camera di Commercio di Biella ha celebrato nell'auditorium di Città Studi l'ottava giornata dell'economia, l'appuntamento istituzionale che accomuna in contemporanea tutti gli enti camerali italiani è nato con l'intento di creare un momento di riflessione per approfondire tematiche economiche e territoriali. Il tema della giornata scelto da Biella quest'anno è stato il turismo. Durante il convegno è stata infatti presentata la ricerca Turismo Biellese, realizzata nell'ambito dell'Osservatorio sul Turismo Biellese insieme alla provincia di Biella e all'azienda di promozione turistica e con la collaborazione della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino. La presentazione dei dati dell'Osservatorio è stata curata da Carla Fiorio, dirigente della Camera di Commercio, e da Stefano Mosca, direttore della TL locale, con l'intervento conclusivo di Marco Pichetto, presidente dell'ente di promozione turistica, che ha presentato lo studio dai risultati all'azione. A seguire, il professor Machiavelli del CESTIT, Università degli Studi di Bergamo, ha illustrato la ricerca Turismi nel Biellese, condizioni ed esperienze. Numerosi gli spunti di riflessione enunciati dal relatore sulle potenzialità del settore, che, come sottolineato dal presidente camerale Gianfranco De Martini, potrebbero rivelarsi molto preziose per il territorio biellese. Si è data inoltre la possibilità agli operatori locali del settore, presenti in gran numero all'evento, di confrontarsi con realtà esterne che già da tempo hanno investito nel turismo con successo. La giornata ha visto anche la partecipazione di autorità locali, tra cui l'assessore del turismo del comune di Biella, Andrea Gibello, l'assessore al turismo della provincia di Biella, Mariella Biollino, e in rappresentanza delle comunità montane del Biellese, Paola Vercellotti, che hanno chiuso il convegno proponendo azioni concrete e strategie turistiche.